Come faccio a farmi perdonare da una ragazza che ho ferito per sbaglio? Come sempre vi ricordo che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale o per chi avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Per saperne di più, link in descrizione. Allora, mi ero dimenticato di aggiungere un appunto, stavate assieme, quindi questa è una cosa che cambia un po' le carte in tavola per chi aveva in mente un'idea, ma il fatto che siete stati assieme è un qualcosa che in un certo senso ti può aiutare, ma ci arrivo. Allora, partiamo col fatto che io non ho assolutamente idea del perché tu l'abbia ferita e come l'hai ferita, quindi mi risulta un po' complesso darti un sistema, una tecnica, una strategia, un modo per farti perdonare. Ora, questa ragazza è stata assieme a te, quindi tu hai in un certo qual modo un ascendente su di lei, perché lei è stata con te appunto e quindi non è una completa estranea che ti sei giocato e in quel caso non puoi far leva su niente. In questo caso potresti far leva sul fatto che avete comunque trascorso in passato dei bei momenti, avete vissuto delle cose assieme, quindi lei potrebbe essere portata a pensare, perché tu sei bravo a farglielo capire, che hai sbagliato, è stato un errore, che non lo faresti più. Insomma, cercare di andare incontro a quella che è la sua parte emotiva, quella che tende a perdonare. Come si arriva a fare questo? Come ho detto in un video, in qualche video fa, le persone sbagliano e non c'è cosa più matura che fare un passo indietro e dire ho sbagliato, ti chiedo scusa, perdonami se hai fatto una cosa molto grave e una cosa nella quale avevi il torto pieno, ma anche se è una cosa che hai fatto nella quale metà era colpa tua, metà sua, io mi sarei comunque scusato per la tua metà. Quindi in questo caso se hai fatto un errore, scusati, cerca di andarle incontro senza pretendere per forza che torniate insieme, perché se mi dici stavamo assieme, probabilmente è stata la causa della rottura oppure è successo dopo, non pretendere che lei torni da te e tutto sia come prima, però facendole vedere che la cosa ti dispiace e non pretendendo niente in cambio, cioè mi spiace per questa cosa, ti tenevo a dirtelo, ciao, comunque nella sua testa fai una bellissima figura e non è detto appunto che rimanga arrabbiata in primis e che non possiate ritornare insieme più tardi. Comunque questo è quello che io farei a livello di macro categorie, non saprei andare nello specifico perché appunto non mi hai detto come l'hai ferita e cosa ha significato questo per lei. Perciò a livello generico posso dirti di settarti su queste frequenze e fare quello che ti ho consigliato. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale o per chi avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Per saperne di più, link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.